Voi vi rivolgete direttamente al sindaco di Vicenza, cosa gli chiedete? Una pezza di terra, un terreno, un qualcosa che ci mettiamo i nostri caravan, viviamo a posto. Siamo... Però voi lo dovete pagare questo pezzo di terra? Sì, sì. Paghiamo luce, acqua. Luce, acqua, paghiamo. Per soldi non fa niente. Ogni quanto è che dovete andare via? Ogni 3-4 giorni giriamo con caravan. Però non è così scontato che vi diano un pezzo di terra così? Una casa, appartamento meno. Voi ci stareste in un appartamento? Sì. Voi andreste a vivere in un appartamento? Sì, casa popolare. Voi non volete più fare i nomadi? No, no, basta più. Anche uno lavora, c'è qualcosa, lottiamo, noi andiamo con cuore. Lei non lavora? No, senza lavoro, senza niente. E come fate ad andare avanti? No, andiamo a rubare. Andiamo a rubare. Andate a rubare? Sì, andiamo per... E dove andate a rubare? Giro, giro. Giriamo, cosa vediamo capita. Ma cos'è che rubate? Rubiamo cosa capita. Ma tipo macchine, no, biciclette? No, 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 no. Rubiamo poco ferro vecchio, rottamaio. Però vi rendete conto che la gente qui è molto spaventata? Potete capirlo? Sì, siamo capiti. Loro insomma la soluzione ce l'hanno, alla faccia di tutti quei vicentini che hanno sempre pagato le tasse,